comuni. Una nuova legge, votata a febbraio 2020, consente di creare le comunità energetiche rinnovabili, vere e proprie comunità in cui è possibile per cittadini, enti pubblici ed imprese unirsi per costruire assieme impianti di produzione di energia rinnovabile, condividendone poi l'energia prodotta. Questo significa, ad esempio, che in tutti i condomini si può finalmente installare un impianto fotovoltaico condominiale, così che tutti gli appartamenti che lo vorranno possano condividere l'energia che produrrà ed avere quindi un consistente risparmio sulla bolletta, circa il 20%. Per accelerare la costruzione di queste comunità energetiche che autoconsumano l'energia rinnovabile da loro stesse prodotta, in modo da poter chiudere le centrali a carbone, l'Italia ha deciso di incentivarle economicamente, premiando quindi tutta l'energia che verrà autoconsumata per 20 anni. Le comunità energetiche non si limitano affatto ai condomini. Al contrario, chiunque può farne parte. All'interno di qualsiasi edificio o gruppo di edifici, sia residenziali che pubblici o aziendali. Pertanto, tra tali soggetti si possono costruire, per esempio, comunità di quartiere, comunità di condominio, comunità agricole, comunità di borgo, eccetera, eccetera. Queste comunità potranno anche usare l'energia prodotta durante il giorno dagli impianti a fonte rinnovabile per caricare delle batterie, in maniera da utilizzarla ad esempio durante le ore notturne, diminuendo quindi l'acquisto di energia dai fornitori tradizionali. È importante ricordare che la gestione della comunità sarà sempre del cittadino, perché la legge stabilisce che la comunità non può mai diventare un'impresa con lo scopo di lucro, ma dovrà sempre rimanere uno strumento per condividere i risparmi derivanti dalla produzione collettiva di energia rinnovabile. La legge stabilisce in maniera inderogabile che tutte le decisioni relative alla vita della comunità saranno prese dai suoi membri. Saranno quindi i cittadini ed enti pubblici a stabilire dove costruire l'impianto, quale tecnologia usare, quanto grande farlo, chi lo progetta, chi lo costruisce, chi lo monitora e ne fa la manutenzione e come verranno suddivisi i benefici tra i vari membri. Tutte queste decisioni saranno sempre prese dalla maggioranza dei membri della comunità e sempre con il divieto di fare del profitto l'obiettivo primario della comunità stessa. Inoltre, i vantaggi non sono solo per i membri della comunità energetica, perché aumentare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili contribuisce a far diminuire il prezzo all'ingrosso dell'energia e a far calare strutturalmente, d'ora in poi, i costi della rete elettrica nazionale a beneficio di tutti.